La campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere all'ospedale Mauriziano di Torino, vicino te 2017. È una campagna iniziata l'8 marzo, quindi in occasione anche della giornata della donna. La prima data è stata al CTO. Ci sono una serie di date in programma da qui al 31 di ottobre presso i principali presidi ospedalieri di Torino e provincia. Per provincia intendiamo in questo caso gli ospedali di Ivrea, Carmagnola, Chivasso e Cirié, più Moncalieri, in particolare per il Mauriziano, il 13 aprile, 29 giugno e il 31 ottobre. Quali sono le finalità, gli obiettivi di questo progetto? L'informazione, che significa prevenzione. Noi in Telefono Rosa siamo sempre molto centrate sulla possibilità di informare la donna, nello specifico anche la donna vittima di violenza, quindi essere informate e decidere poi in modo autonomo e consapevole come muoversi. Informarsi significa prevenire, significa anche intercettare possibili situazioni a rischio, comunque di difficoltà, e indirizzare, quindi sia magari per quello che non ci compete direttamente, però dare delle informazioni, dei contatti di altre associazioni a cui rivolgersi, sia nel nostro caso c'è la possibilità di parlare con la donna e indirizzarla poi verso la possibilità di iniziare un percorso in Telefono Rosa. Nel camper c'è proprio la possibilità di fare una piccola prima accoglienza, quindi in un modo un po' più riservato all'interno del camper, spiegando poi quello di cui ci occupiamo, quello che offriamo e quello che è possibile fare insieme, perché comunque si lavora sempre insieme su quello che la donna si sente in quel momento in grado di fare, quello che vuole fare, sempre presentando tutte le risorse possibili. La persona si può fermare anche per chiedere informazioni per altre persone, che può essere, questo sta anche un po' a noi capirlo, sia un modo in realtà per non esporsi in prima persona, quindi ci vuole comunque molto tatto, molta sensibilità, e quindi magari viene presentata, viene raccontata una situazione che può essere di violenza fisica, psicologica, e ultimamente è molto presente anche lo stalking. Abbiamo infatti un manuale fatto proprio da Telefono Rosa rispetto al reato di stalking, e spesso ci viene chiesto invece anche come comportarsi rispetto a amici, familiari, parenti che si sanno essere coinvolti in situazioni di violenza e maltrattamenti, quindi come riconoscere queste situazioni e quale atteggiamento è più opportuno tenere, comunque per, da una parte, mantenere la possibilità di un dialogo, quindi che la persona continui a confidarsi, dall'altra cercare di cambiare un po' la situazione e rendere consapevole, dare un rimando della situazione di violenza che si vive, cercare di attivare la persona nel chiedere aiuto.